Beyoncé, 10 cose da sapere sulla figlia Blue Ivy. Sebbene vivano sotto i riflettori, Beyoncé della loro relazione e della loro famiglia parlano sempre molto poco. Pochissime sono le interviste in cui si sono aperti, e pochi sono gli scatti che li ritraggono insieme ai loro bambini, ad eccezione di alcune fotografie condivise sui social da Queen Bee. Ecco tutto quello che, in questi anni, è stato rivelato volontariamente o involontariamente sulla loro primogenita Blue Ivy. Il talento di mamma e papà. 1. Sebbene abbia solo 5 anni, Blue Ivy ha più volte avuto un ruolo negli album dei suoi genitori. Già nel 2013, alla fine del singolo Blue Ivy, si poteva sentire la sua vocina nel tentativo di pronunciare il nome della mamma. Ora, Legacy, parte del nuovo album di AZ4 e 44, inizia proprio con la sua domanda: Daddy, what's up with you? Quando aveva soli 19 mesi, è persino andata in tour con Beyoncé. Secondo il gossip, però, nessuno sarebbe autorizzato a toccarla a meno che non indossi mascherina e guanti di lattice. 2. Da mamma Beyoncé, Blue Ivy ha preso l'amore e il talento per il ballo. Sul web girano video che la mostrano impegnata in un saggio di danza, ed è stupefacente quanto sia brava. Che dopo la sua partecipazione nelle canzoni di mamma e papà si appresti a comparire anche in un loro video. 3. Beyoncé e AZ hanno provato a registrare Blue Ivy come marchio, in modo che un giorno la loro figlia avrebbe potuto trarre profitto da qualsiasi prodotto con quel nome, o in modo da impedire ad altri di chiamare così la propria figlia. Tuttavia, un'azienda che già esisteva, ha bloccato la loro azione. Oggi, i due hanno avviato un'azione legale per provare a registrare il nome in tutta la sua lunghezza, Blue Ivy Carter. 4. Oltre che il talento per il ballo, Blue Ivy pare aver ereditato anche il fiuto per gli affari. Presto potrebbe arrivare sul mercato una linea di fragranze ideata in collaborazione con mamma Beyoncé, che ricordi a tutti il profumo dei parchi giochi per i bambini. Nel 2016, Ivma, per accompagnare la mamma, si è vestita esattamente come avrebbe fatto lei. L'abito che indossava con la sua gonna di tulle e il corpetto lavorato al laser, con inserti di vero oro, era firmato Michika Oki e costava ben 10. 6. Blue Ivy adora Aloe Vera, e i suoi genitori questo amore lo assecondano, preparando per lei costumi strepitosi. Stupefacente il travestimento del 2014 quando, con gli occhiali da sole e il microfono in mano, ha suonato alle porte dei vicini vestita da Michael Jackson. Nel 2016, era invece con mamma e papà vestiti come Barbie e Ken degli anni 50 con un look da bambola rockstar. Mentre gli altri bimbi, ai loro compleanni meno festeggiano con gli amichetti, Blue Ivy festeggia con le celebrities. Quando ha compiuto 5 anni, a spegnere le candeline insieme a lei c'erano Kim Kardashian e Kanye West, ma le due famiglie, ora, sembrano avere rotto i rapporti. 8. Di certo, a Blue Ivy non manca il carattere. E si può dire che sa come mettere al loro posto le persone. A giugno del 2016, fotografata da un paparazzo, è stata filmata mentre col dittino faceva il segno no, e urlava, no pictures. 9. I suoi look si ispirano a quelli di Prince. Nel 2017, seduta in braccio a AZ durante i Grammy, sfoggiava un abito rosa di Gucci ispirato alla leggenda della musica. Del resto, Blue Ivy è una fashionista, proprio come la sua mamma. 10. Non tutti l'avranno notato ma,
all'edizione 2017 dei Grammy, c'era anche lei. E non aveva ancora compiuto 6 anni. Insieme a sua nonna, Blue Ivy è stata infatti protagonista dell'esibizione di Beyoncé sotto forma di ologramma. Si prospetta un grande futuro, per la piccola di casa Carteret.